pomeriggio a tutti, grazie per aver accettato l'invito di Cersaie e di Abitare a partecipare a questo Caffè della Stampa, un webinar che sostituisce l'evento fisico che tradizionalmente si tiene durante la settimana di Cersaie. Un grazie va ai professionisti che si sono preregistrati a questo evento digitale, all'amica Silvia Botti che guida la rivista, all'architetto Carlo Magnoli Bocchi e a Tommaso Del Bosco, presidente di Audis e di investimenti urbani IFER, che daranno vita a questo evento. Caffè della Stampa, per chi non li conosce, sono conversazioni tra i direttori delle principali testate di architettura e interior design italiane, nate 5 anni fa con l'obiettivo di affrontare temi di attualità. L'idea di fondo è che i giornali e le riviste, oltre ad essere contenitori di informazioni fornite da terzi, sono anche e soprattutto un luogo dove si originano idee, riflessioni, analisi e dove le stesse redazioni e i loro direttori sono protagonisti del dibattito culturale. I Caffè della Stampa sono, fin dalla sua prima edizione, parte integrante del programma ufficiale di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, la cui prossima edizione sarà dal 27 settembre 2021 a Bologna. Sono parte integrante di quella combinistica che si affianca alle lezioni magistrali con il Pritzker, ai seminari tecnici della Città della Posa, alla consulenza, alla progettazione delle case dei privati dell'iniziativa Cersaie Disegna la tua casa, alle mostre dedicate al design e al progetto. Il tema che oggi viene qui toccato è un tema, mi verrebbe da dire, iconico da un lato e di straordinaria attualità dall'altro. In questi giorni si sta discutendo del recovery, si sta discutendo del Green Deal, cioè del grande progetto all'interno del quale l'Unione Europea alloca risorse per definire un percorso di sviluppo di sostenibilità, dove l'ambiente del costruito rappresenta sicuramente uno dei tasselli, uno dei pilastri. Poi trasferiamo in ambito nazionale questa cosa. Devo dire che oggi chi ha a che fare col mondo delle costruzioni o chi è privato, la parola 110% identifica chiaramente qualsiasi tipo di attività o di iniziativa possa avere sostanzialmente un senso significato. Credo che questo sia parte integrante della nostra riflessione, della riflessione che Silvia porterà sostanzialmente avanti assieme ai suoi ospiti, a cui ha aggiunto un elemento, e di questa la ringrazio, assolutamente originale, come molto spesso le capita, che è quello di ragionare e riflettere su come in questo nuovo contesto cambia anche la figura dell'architetto. Professionista sì, che deve progettare sì, ma probabilmente all'interno di un contesto completamente nuovo. Prima di passare la parola a Silvio, Carlo e Tommaso, che ringrazio di nuovo della disponibilità di essere qui oggi, ricordo che l'internazionalità di Cersaie passa anche da questo caffè. Non solo per il valore della testata, non solo per il valore dei temi trattati e delle persone che sono qui oggi con noi, ma anche e soprattutto perché questo stesso caffè che noi stiamo registrando verrà sottotitolato in inglese e tramite il sistema di comunicazione di Cersaie, il sito, i social, è diffuso diciamo, nei diversi continenti, oltre ovviamente a consegnare una versione alla testata per gli usi che riterrà più opportuno. Questa iniziativa è resa possibile dalla collaborazione e dal sostegno con ICE e del Ministero degli Affari Esteri, che qui ringrazio ancora una volta per l'attenzione mostrata nei confronti di Cersaie e dell'industria ceramica italiana. Lascio la parola a Silvia dopo aver ringraziato le mie colleghe Elena e Sara della collaborazione affinché tutto questo possa avvenire. Silvia, a te la parola. Grazie Andrea, grazie molte. Buongiorno a tutti, benvenuti. Non vi vedo, ma so che ci siete, siete numerosi, grazie. Abitare al quarto evento al Caffè della Stampa, ci siamo da quando è nato nel 2017. Abbiamo sempre scelto di affrontare quello che alla fine dei conti è il grande tema della progettazione. Di questi anni, della contemporaneità e sostanzialmente la sostenibilità. Lo abbiamo fatto partendo dall'edificio e arrivando fino alla città in questi anni. Quest'anno scegliamo, come dire, abbiamo scelto un titolo un po', come dire, che tenesse insieme la visione e la parte concreta, cioè dal Green Deal all'ecobonus, come cambia il mestiere dell'architetto. Perché la verità è che
quello che sta succedendo in questo periodo con quello che abbiamo vissuto nella piena emergenza sanitaria è una sorta di potenziale accelerazione dei fenomeni già in corso, di una svolta verso la sostenibilità del nostro settore e che però, come dire, presenta luci e ombre questa situazione. Per farlo quest'anno abbiamo con noi, come al solito, Giancarlo Magnoli Bocchi, che è talmente, ormai presenza fissa che il cartello del Caffè della Stampa di Abitare lo sfondo se l'è meritato lui e non io, e quindi che ci accompagna davvero dall'inizio. Carlo Magnoli è direttore di Magnoli Partner, studio professionale ora parte in realtà società del gruppo Edison. Come libero professionista ha costruito un po' ovunque in Italia e nel mondo. È stato anche docente universitario, un importante consulente sulla sostenibilità che ha lavorato con la comunità europea, con l'MIT di Boston, insomma, con le Nazioni Unite, insomma, lo scegliamo e lo vogliamo sempre con noi perché oltre a essere, come dico io, l'architetto più ingegnere d'Italia, è anche però sui temi della sostenibilità e su tutto quello che è il rapporto tra il progettare e la tecnologia davvero una figura abbastanza unica nel panorama italiano. Quest'anno non lo accompagniamo però né a un ingegnere né a un architetto, scegliamo invece una personalità completamente differente che è Tommaso Dal Bosco, che di formazione in realtà è un sociologo con approfondimenti in campo poi giuridico e urbano, sulle politiche urbane, che in realtà si occupa proprio per l'ANCI, per l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, l'IFEL, di proprio investimenti urbani, ed è poi presidente dell'AUDIS, che è l'associazione indipendente pubblico-privata, che ha proprio l'obiettivo di offrire un supporto agli operatori pubblici sulla rigenerazione urbana. Perché quello che interessa capire a noi a questo punto è davvero stabilito che le città sono un po' il cuore del problema della sostenibilità dove si manifesta, abbiamo però anche imparato a capire che le città possono anche rappresentare la soluzione. Quindi io partirei subito dando la parola a Carlo Magnoli e chiedendogli di fare un po' un riassunto delle puntate precedenti, anche per capire che, come dire, la trasformazione del nostro modo di pensare, di progettare, di operare, come dire, in questi anni ha segnato già delle tappe. Prego Carlo. Un piacere, grazie Silvia. Beh, colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori, Cersai e Abitare ovviamente. Io confesso che una delle più grandi soddisfazioni professionali è sentirmi descrivere da Silvia Botti, per questo voglio a tutti i costi presenziare a questi Cersai. In estrema sintesi, l'obiettivo che ci siamo dati oggi è quello di raccontarvi un po' la summa dei precedenti Cersai, dei precedenti Caffè della Stampa, cioè come abbiamo affrontato il progetto del futuro, inteso come una necessità di nuova figura professionale all'interno del nostro campo di lavoro. E quindi rapidamente cercherò di raccontare come abbiamo affrontato il tema del dove intervenire, del come intervenire, del perché farlo. Per poi arrivare a domandarci quando riusciremo davvero, grazie a tutti questi incentivi, l'ecobonus, a possibilità enormi che ci sono in arrivo dall'Europa, a fare davvero, essere attori di una trasformazione urbana sempre considerata inevitabile, ma raramente vista e attiva. Quindi, di fatto, consentitemi di condividere lo schermo, spero si veda, e condivido la presentazione. Allora, nel 2017 ci siamo occupati di un tema ovviamente allora molto interessante, cioè la necessità di digitalizzare per poter ragionare di situazioni complesse, di dati complessi e mettere a sistema tutta una serie di informazioni che altrimenti con un progetto 2D semplice e con una strategia di basso, orizzonte sarebbe difficile contemplare. Per cui la visualizzazione del dato è una cosa estremamente interessante che la digitalizzazione ci consente, e ci consente di capire l'evoluzione della popolazione, la crescita urbana, ci consente di capire che le città sono il luogo dove di fatto la popolazione va concentrandosi e quindi sono il luogo dove si nasce il tema
dell'insostenibilità dello sviluppo, ma dove in realtà potrebbe essere risolto grazie al contributo che le città stesse potrebbero dare. Dove, diciamo, intervenire sugli energivori, i grandi energivori, nel 2017 abbiamo appunto toccato il tema dell'efficientamento energetico sviluppato grazie ai nuovi sistemi digitali che vediamo essere, diciamo, ormai raffinatissimi. C'è la possibilità di fare addirittura con i droni, con i carrelli laser, un rilievo di nuvole per punti, nuvole di punti, che poi possono essere, diciamo, la base perfetta ed accurata su cui sviluppare un progetto in BIM. Il progetto che poi può portare all'efficientamento di grossi comparti, di edifici, di scuole, e quindi avere la certezza nel tempo del ritorno di investimento. Nel 2018 ci siamo occupati del perché dobbiamo fare una cosa del genere, toccando il tema delle planetary boundaries, cioè ci sono tanti sistemi per decifrare il grado di insostenibilità dello sviluppo. Uno dei più raffinati è un sistema scandinavo che definisce i confini del pianeta. Cioè ci sono determinati confini che non andrebbero superati, perché se dovessimo superarli ci sarebbe il rischio del non ritorno, della rottura. Pertanto, proprio per evitare di arrivare lì, si cerca di definire, mettendo insieme i dati digitali, mettendo insieme dei criteri determinati a livello internazionale, quali sono di fatto le cose importanti su cui intervenire. E abbiamo ragionato sul fatto che il cambiamento climatico sta generando, diciamo, innalzamento della temperatura a livello mondiale, e la cosa è sia visualizzabile che purtroppo percepibile. Abbiamo capito che viviamo in una delle zone più inquinate del mondo, senz'altro in una delle zone più inquinate d'Europa, come potete vedere dall'immagine, purtroppo la pianura padana, dove tutti noi un po' viviamo, dico noi, io, Silvia Votti, Bologna, è lì. E quindi questo, diciamo, inquinamento è determinato dal nostro vivere, dai nostri edifici, dalle nostre automobili. E quindi come possiamo, grazie a questo concetto delle planetary boundaries, intervenire una volta definiti gli ambiti, i confini, e migliorare. E al tempo abbiamo visto, insieme a Alvise Simondetti di Arup, la progettazione complessa di temi complessi messi a sistema di una grande stazione della metropolitana posta sotto due livelli di infrastrutture come una ferrovia e un'autostrada. Pertanto nel 2019 ci siamo posti invece il tema del come, ma abbiamo capito una serie di ragioni della progettazione del futuro come necessità per soddisfare i bisogni della contemporaneità, ma come possiamo farlo? Qual è il nuovo linguaggio dell'architettura? Allora, non è questo, diciamo, il tema della sostenibilità, a nostro giudizio, un tema che dovrebbe essere lasciato solo ai poveri impiantisti, ai poveri ingegneri. Di fatto dovrebbe essere un tema che deve essere affrontato ex ante dai progettisti, e quindi considerare il tema del comfort come un contributo che viene dal potere che hanno i nostri cervelli e non tanto dal potere che hanno le macchine che andiamo a installare. Pertanto uno dei linguaggi più interessanti della progettazione, abbiamo appunto detto l'anno scorso, è la biomimesi, cioè il copiare la natura, che ha 3,7 milioni di miliardi di anni di ricerca e sviluppo alle spalle, sintetizza la ceramica a temperatura ambiente, mantiene il colore rosso nel tempo, è in grado di fare cose che noi umani di fatto facciamo con grande spreco di energia. Grandi idee, dice questa slide, vengono soprattutto dalla natura e un po' dagli uomini. Quindi di fatto è una banca dati che ci può portare a ragionare sul tema della qualità della vita e della sostenibilità. Qua abbiamo immaginato la sostenibilità sull'asse delle X e il tema della qualità della vita sull'asse delle Y. La caverna aveva, diciamo, un'alta sostenibilità, non inquinava, ma aveva una bassa qualità di vita. L'edilizia di oggi è forse, diciamo, offre un'alta qualità di vita ma a bassissima sostenibilità perché inquina. Noi vorremmo andare lì, cioè alta qualità di vita, alta sostenibilità, grazie a nuovi strumenti di progettazione che portano, diciamo, a interrogarsi sulle prestazioni energetiche degli edifici. Grazie a tutte le simulazioni possibili si riesce a simulare il comportamento di edifici, si riesce a gestire gli edifici da remoto e si riesce a visualizzare anche il loro comportamento nel tempo, intervenire quando necessario. Quindi abbiamo cercato di fare una summa di tutto quello che sta succedendo adesso con l'efficientamento energetico nel mercato, che crea filiere dalla progettazione alla gestione e manutenzione degli immobili,
Siamo arrivati appunto a capire che in realtà tecnicamente, dal punto di vista progettuale, può essere fatto tutto, o quasi, insomma. Per invece poi interrogarci quest'anno su un tema più importante. Ok, noi poveri architetti, noi poveri progettisti, noi poveri ingegneri, facciamo i corsi di formazione, studiamo la nuova normativa sui bonus, ecobonus, 110%. Poi però alla fine... vorremmo essere attori di questa rigenerazione urbana che non vediamo partire. No? Allora, quest'anno proviamo a ragionare su questo tema qua. Se i soldi ci sono, cioè se è vero che l'Italia non spende il 70% dei fondi UE, se le capacità in teoria ci sarebbero, no? Perché non riusciamo a imbastire progetti complessi che vedete qua sulla slide di sinistra con atteggiamenti che mutuiamo adesso qua scherzosamente dalla biomimesi di prima, cioè le formiche per fare un ponte si mettono insieme, fanno un ponte e riescono a passare. Come mai non riusciamo a creare come le formiche un sistema collaborativo che permetta di sviluppare progetti in PPP, che consenta di effettuare davvero interventi importanti di generazione urbana? Come possiamo essere pronti alle grandi occasioni che stanno arrivando? E questa è una domanda che poniamo al nostro amico Tommaso Dal Bosco, che si occupa di questi temi, e vorremmo capire insieme con lui perché non riusciamo a avere questi atteggiamenti collaborativi che riescano davvero a sviluppare progetti nuovi. Sì, come dire, Tommaso, il tema è: abbiamo capito cosa dobbiamo fare, abbiamo strumenti per farlo, nel senso abbiamo anche imparato da progettisti a guardare con ottica diversa, ci siamo dotati, in teoria ci sono i soldi, ma c'è ancora qualcosa che sta, come dire, non fa decollare questo. Tu sei esattamente dall'altra parte della barricata, che cos'è che succede? Sì, allora... io sorrido perché dopo la bella presentazione di Carlo, no, che invidio perché può nutrirsi appunto di tutto il meglio che arriva dal mondo della ricerca, dell'innovazione, dalla sua capacità di aggiornarsi, di circondarsi di collaboratori bravi, eccetera, e prospetta tutta una serie di soluzioni e poi giustamente guarda dall'altra parte della barricata e dice, vabbè, ma tu perché tutto questo che sembra così logico non funziona? Allora, io ho due cappelli qui, no? L'hai detto bene tu nella mia presentazione. Io mi occupo di questi problemi dall'altra parte della barricata, quindi dal lato dei comuni, che sono il soggetto fondamentale con cui bisogna dialogare per affrontare appunto la rigenerazione urbana, comunque per affrontare su una scala più grande quello che Carlo ha imparato molto bene a fare e che fa molto bene sui singoli edifici. Dall'altra parte però c'è anche il cappello di Audis. Audis è una organizzazione che posso definire ormai storica perché quest'anno compie 25 anni e che ha studiato proprio questo problema fin dall'inizio. A metà degli anni 90, quando un importante dirigente di Finmeccanica di allora, Dionisio Vianello, che è ancora il nostro presidente onorario, no? Che si occupava appunto delle grandi aree di manifattura che venivano liberate all'interno delle città, ha cominciato a dire, ma qua non riuscivano in nessun modo a mettere in piedi dei processi di riqualificazione, di rifunzionalizzazione di queste aree, allora ha detto qua dobbiamo aprire, costruire dei tavoli aperti dentro cui le amministrazioni si parlano con i... In questi 25 anni cosa è successo? È successo che questa dualità alla quale hai fatto riferimento anche tu quando hai guardato la vecchia presentazione di Audis sul nostro sito, che dice un'associazione pubblico-privata, no? In realtà questo dualismo pubblico-privato non c'è più. C'è una dimensione molto, molto più complessa e aperta, dove gli attori sono molti, molti di più, dove non esiste più il classico sinallagma, per chi ha studiato un po' di giurisprudenza, appunto, dell'amministrazione che sintetizza l'interesse pubblico e che bandisce una gara alla quale partecipano e per questo stesso fatto vengono selezionate, quindi rispondono all'interesse privato attraverso il mercato, l'appaltatore o anche, se vogliamo, nell'accezione del partenariato pubblico-privato, diciamo l'aggiudicatario della concessione. Non funziona più così.
ci sono molti più interessi in gioco, gli interessi sono molto più parcellizzati, diffusi, aperti e diversamente rappresentati uno dall'altro. E questo crea un'entropia colossale, difficilissima da governare. Quindi noi dobbiamo passare da una forma di gestione, diciamo, di tipo manageriale di stampo tradizionale, settoriale, a silos, come dicono quelli che parlano bene, all'idea di dover gestire processi di governance ad altissima complessità. In più c'è un secondo problema, e qui scusa, faccio un passetto indietro e dico, metto più volentieri il cappello di Audis, perché Audis da questo punto di vista è stato un pioniere e ancora oggi cerchiamo di stare sulla frontiera dell'innovazione. È molto più difficile farlo invece per i singoli soggetti, per i comuni, per grandi e importanti che siano, farlo. Perché? Perché combattono con incrostazioni, resistenze, inerzie culturali che sono legate alla formazione dei propri funzionari, all'organizzazione degli uffici. Sono organizzazioni rigide che sono ovviamente, lo spiega anche la letteratura, molto molto difficili da modificare. Siamo però adesso in una fase particolare, scusatemi se lo dico, viene quasi da ridere, nel senso lo dicono tutti, ormai è la premessa di qualunque ragionamento. Però questa cosa, siccome ricorre spessissimo nel dibattito attuale il fatto che abbiamo l'occasione, secondo me più che l'occasione abbiamo un po' l'obbligo di tentare di cambiare. Allora, faccio un riferimento specifico anche a dei progetti specifici che abbiamo fatto come Audis e che sono in corso di svolgimento o appena conclusi. Parlavamo del 110%. Il 110% è un contributo pensato dallo Stato, adesso 110 è di luglio, ma in realtà è dalla finanziaria del 2018, quindi dal 1 gennaio del 2018, che i crediti d'imposta concessi a coloro che volevano riqualificarsi le case possono essere ceduti e quindi entrare in un circuito di scambio e di costruzione di budget sempre più grandi per fare interventi di riqualificazione. Ecco, in 3 anni non è successo nulla. Non è successo nulla perché? Perché abbiamo 20 milioni circa di potenziali beneficiari singoli. E due limiti a questa cosa qua. Il primo, le difficoltà obiettive burocratiche di gestire queste pratiche, che sono un deterrente formidabile, specialmente per un certo tipo di... Perché se ci rivolgessimo ai millennials il problema non ci sarebbe. Ma siccome quelli che hanno la casa da riqualificare sono invece una componente di popolazione invece molto diversa, un segmento di popolazione molto diverso e molto meno incline appunto all'innovazione, succede che questo segmento di popolazione ha molte più difficoltà a mobilitarsi. Allora c'è un problema di offerta, cioè il sistema privato dovrebbe costruire un'offerta che sia effettivamente attrattiva, che vada incontro effettivamente alle sue esigenze, alle esigenze di questo beneficiario. Il secondo problema che ha questo sistema di incentivi è che, ecco, il primo problema rimanda alla mancanza di una piattaforma di gestione semplice, no? Che sia accessibile a tutti quanti e che di cui i privati hanno dovuto dotarsi autonomamente in questi 2 anni e mezzo in cui questa opportunità è andata in onda, no? Il secondo problema che ha questa cosa è che, essendo vincolata a singoli beneficiari, no? Non genera, molto difficilmente genera valore collettivo, valore pubblico, valore sulla scala appunto più grande. Ecco, noi ci siamo posti questo problema, abbiamo preso 3 grandi utilities, tre utilities di interesse nazionale, che sono Enel, Eni e Snam, che hanno tutte e tre impegnate a cercare di operare all'interno di questo sistema, dando il proprio contributo di grandi aziende legate anche alla dimensione pubblica di questo paese, perché sono aziende, per quanto private, sono aziende comunque statali, influenzate comunque moltissimo dalle politiche pubbliche. Insieme abbiamo analizzato i loro modelli di business e abbiamo colto un elemento fondamentale. Adesso voi smettete di andare a picchiare porta a porta e dire
ai singoli cittadini, veniamo, ti riqualifichiamo, ti cambiamo la caldaia, ti cambiamo gli infissi, ti facciamo il cappotto e chiudere lì la partita, no? Voi iniziate a parlare con i comuni, identificate uno spazio urbano che perimetrate insieme, che decidete insieme quale potrà essere, lo decidete in base alle necessità di quella cittadinanza e insieme alle opportunità industriali che questa cosa riserva per voi, e poi intervenite applicando forme di aggregazione che mette insieme sia i tanti beneficiari privati, ma anche quella parte di edifici pubblici sulle quali invece si interviene con altri incentivi, penso per esempio al conto termico, e costruiamo dei piani di recupero urbano che fanno leva appunto su una panoplia di strumenti. Ecco, a questa cosa, a questa opportunità, cos'è che c'è un anello mancante molto importante, che sarebbe molto bello che potesse essere coperto dagli architetti, che sono anche loro, io spesso sono ospite del Consiglio Nazionale, ma anche degli ordini locali, perché sono tutti intenti a riflettere su qual è il futuro della loro professione. Ecco, io sarei molto contento appunto che gli architetti potessero, come dire, diventare questo anello mancante. Ma c'è un pezzo, questo anello mancante secondo me si chiama progettazione sociale, cioè la capacità di costruire piani di riorganizzazione delle funzioni territoriali, no? Oppure chiamiamoli ancora con un termine che ormai è diventato desueto senza arrivare mai a significare nulla di veramente concreto, piani di rigenerazione urbana, dentro cui vengono identificati i bisogni dei cittadini, si identificano le infrastrutture che sono necessarie per risolvere questi bisogni, si decide la loro allocazione, si mettono insieme, ma si pensa anche alla prospettiva finanziaria. E la prospettiva finanziaria, adesso non voglio esaurire tutto in questo intervento, anche per non impiegare troppo tempo, ma la prospettiva finanziaria, che è molto importante che sia presente anche nella prima parte del ragionamento, cioè nella progettazione strategica, deve essere in qualche modo unitaria e scalabile. Cioè deve stare dentro un'idea che non è che io, richiede il bandismo tradizionale da cui proveniamo, devo fare il mio progetto esecutivo, definitivo, esecutivo dell'opera che devo costruire per poter tentare di accedere alle risorse che mi servono poi per costruirlo. No, perché quel passaggio è troppo costoso e troppo rigido. No? Devo invece mettere in campo un'azione che sia, lo ripeto, scalabile, e cioè rendere disponibile la finanza mano a mano che io vado realizzando le cose che devo realizzare. Ecco, questa è una prospettiva, no? Che fa leva su un sistema di incentivi che ormai è noto, conosciuto, complicatissimo da gestire, ma ormai in questi 3 anni le imprese che tentano di coltivarlo si sono fatte una cultura e hanno costruito strumenti che permettono di assicurare i flussi necessari, i flussi finanziari necessari a coprire l'investimento che c'è da fare, no? A questo punto devono semplicemente iniziare ad operare in questa maniera. Ma la prima parte non c'è chi la fa, diciamoci la verità. Io non lo so se la possono fare gli architetti, mi sono trovato a parlare con loro, mi hanno detto forse serve un regista, Carlo lo sa perché ci siamo confrontati in quell'occasione, forse serve un regista. Allora ho detto va bene, ma allora non è un architetto, è un regista, non possiamo mica formarlo al centro sperimentale. Cioè bisogna capire che questi processi possono nascere solamente in quel modo lì. Cercare di prenderli da un'altra parte significa renderli molto parziali e tornare a quello di cui avete discusso voi nella prima edizione di questi incontri, e cioè del singolo edificio. Certo, quella è una cosa che si può sempre fare e che è molto utile, intendiamoci, perché comunque mette a posto un agente inquinatore che ha anche altri difetti, oltre a quello delle emissioni negative, perché c'è quello del comfort, della socialità, ne ha molti altri. E quindi quello lo possiamo mettere a posto. Ma se noi vogliamo intervenire su una scala più grande, allora dobbiamo costruire un'offerta, e dentro questa offerta dobbiamo aggiungere quest'anello fondamentale, che è quello della
chiamiamolo così, della progettazione strategica, di quella parte che arriva molto prima della progettazione tecnico edilizia. Non voglio portarvi via molto tempo, mi fermo qui per adesso e vi dico magari qualche altra cosa dopo, perché questo secondo me può rimandare, visto su una scala più grande, può rimandare alle tematiche che anche Andrea Serri richiamava prima, quella a cui andiamo incontro, che sono legate anche al Recovery Fund e alle grandi opportunità finanziarie di cui tanto si parla, ma che non siamo per nulla pronti ad affrontare. Abbiamo tempo per fare un secondo giro su questo argomento. Carlo, sei stato chiamato in causa come progettista. Tu però sei un progettista, come dire, un po' anomalo. Il tuo studio di progettazione fa parte anche di una realtà che, insomma, è un importante utility, come dire, internazionale, che è Edison. Il tema però è proprio un po' questo, cioè oggi l'architetto che si trova di fronte a una distribuzione potenziale dei fondi utili per fare queste cose a pioggia ha poi un tema che per realizzare gli invece, come dire, quello che bisognerebbe davvero fare, ci dovrebbe essere invece molto più, come dire, coordinamento, quasi ci fosse una sorta di aggregazione, e viene quasi da porre il tema che ci tocchi quasi da progettisti progettare anche la nostra committenza oggi in qualche modo, cioè andare a trovare le condizioni per poter lavorare nella giusta direzione. Esatto, Silvia, di fatto è proprio così. Laureato in architettura, il laureato medio si aspetta che il committente entri in studio e commissioni qualcosa di gratificante. In realtà la contemporaneità sta abbandonando quel modello piano piano e sta spingendo su un modello più articolato che prevede appunto la progettazione della committenza, la progettazione del progetto. E come fare a progettare il progetto? Il progetto da singolare, ne parlavamo, è diventato quasi, è bello dirlo, plurale. Il progetto è diventato plurale, non è più una desinenza singolare. Bisogna articolare una squadra che non solo sia in grado di produrre progetti integrati, quindi tecnicamente integrati, ma già produrre una squadra che sia in grado di articolare la propria offerta incorporando anche più ambiti diversi della società economica italiana nello specifico. Io, come hai detto bene, per poter offrire servizi che soddisfacessero anche forse le ambizioni di poter ragionare su una scala urbana ampia, faccio parte del gruppo Edison. Il gruppo Edison, chiaramente da grande utility energetica, ha iniziato a vendere servizi di efficientamento energetico, pertanto la progettazione di ambiti urbani a basso consumo rientra tra le nuove missioni. Volevo raccontarvi, il dottor Dal Bosco ha ben reagito alla provocazione, no? Quando è che potremo mai farla? Che era una provocazione anche un po' cattiva, perché in realtà tutto dovrebbe partire dall'autocritica, no? Noi progettisti com'è che possiamo davvero contribuire allo sviluppo? Com'è che possiamo creare delle opportunità? Non sono solo, diciamo, messaggi negativi, ci sono anche messaggi positivi. E una cosa che vorrei condividere con voi, che adesso provo a ricondividere lo schermo, è un esercizio che abbiamo fatto con Edison sul ragionare sulle scuole del futuro. Come saranno le scuole del futuro e come potremo svilupparle in PPP, cioè in partnership pubblico-privato. Di fatto non abbiamo fatto altro che ragionare su quanto c'era già scritto sulla nuova scuola e abbiamo immaginato un contenitore che lavorasse il più possibile, non solo part-time nel giorno, part-time nell'anno, cioè solo d'inverno e non d'estate, solo di mattina, ma diciamo per ambiti, quindi vedete dalle 8 di mattina sino alle 13 c'è l'attività prevista, ma poi successivamente la scuola è un contenitore che soddisfa esigenze del quartiere, articolando le proprie funzionalità in maniera complessa, cioè la mensa non è una mensa, è un ristorante che poi sarà aperto la sera, la palestra non è una cosa dedicata solo ai bimbi, ma è aperta al quartiere e poi si usa. E così, non so, qua è un esempio di cosa può succedere in autunno, che è un inverno, che è quello che succede normalmente quando la scuola è aperta, ma in primavera e estate cosa succede? Ecco che c'è il Cresta la mattina, ma tutta una serie di attività, rassegne culturali, laboratori creativi, cineforum,
cioè la scuola diventa il fulcro del quartiere e diventa il luogo che raccoglie la consuetudine, l'abitudine di frequentarlo, perché offre una serie di prospettive. Pertanto in questa prima immaginazione, diciamo, di questo contenitore sempre aperto e sempre funzionale che irraggia socialità, abbiamo immaginato in una serie di città del nord piuttosto grandi alcuni progetti. Ve li faccio vedere uno per dire: tantissimi comuni comunque in tutta Italia hanno questo problema, cioè in un comune dato, in una grande città del nord, ci sono più scuole e spesso si scopre che una scuola è dismessa e alcuni invece lavorano male. Allora, facendo delle analisi, vedete qua ci sono le tre aree con le tre scuole, questa è l'area dismessa. Ragionando su quello che si poteva fare, fondamentalmente si è pensato, alcune vanno demolite purtroppo, alcune vanno ristrutturate. Demolite perché non c'è nulla da fare. Invece alcune possono essere, quelle che hanno un certo valore, quelle che sono ancora messe in buone condizioni, recuperate. Quindi, vedete, abbiamo immaginato la demolizione di alcuni elementi, la costruzione di nuovi elementi sui luoghi di due scuole e l'efficientamento di un corpo di fabbrica esistente, lasciando libero un'area. E quest'area, dove c'era la prima scuola dell'infanzia, può essere alienata e venduta e quindi finanziare il progetto di BBP. Quindi è un po' la progettazione del progetto. Come possiamo organizzare un progetto per cui la convenienza pubblica e la convenienza privata possano essere articolate e possa essere generato il finanziamento che il comune può mettere usando le spese correnti o i capitali che ha a disposizione? Tra cui forse anche... Carlo, vale anche la pena ricordare che questo genere di progetti nasce da un presupposto fondamentale della sostenibilità, e cioè che è una follia avere un edificio di quelle dimensioni che è occupato soltanto qualche ora al giorno per solo una parte dell'anno, rimanendo poi, come dire, un organismo che invece continua a consumare, fare, e che poi c'è bisogno di un sacco di soldi in più per riscaldarlo dopo che è stato non usato per tempo, e che quindi si sta ragionando tutti verso una progettazione integrata delle funzioni che permetta a un edificio, come dire, di dare il massimo della resa con il minimo del consumo energivoro in tutti i sensi, non soltanto di energia vera e propria. Assolutamente, Silvia. Di fatto, come hai ben detto, le nostre scuole oggi sono contenitori obsoleti, energivori, che vengono usati pochissimo nell'arco dell'anno e che occupano tantissimo suolo. Potrebbero essere concentrati, perché dobbiamo avere 20 palestre, potrebbero essercene 5 di eccellenza, eccetera. E quindi iniziare a ragionare anche sul valore dei terreni che hanno le aree, in maniera assolutamente laica, e vedere se il comune, la pubblica amministrazione, può usare delle aree che altrimenti non utilizza. E quindi immaginare ipotetici ritorni di investimento, con cui non voglio tediarvi, ma fondamentalmente sapete che una partnership pubblico-privato, cioè un project financing in PPP, prevede che la pubblica amministrazione metta almeno il 49%. E senza soldi al momento possono essere messi o con fondi regionali o nazionali o con fondi europei, o escludendo appunto la possibilità che ci venga messo del cash dalla pubblica amministrazione, o con la valorizzazione di terreni o con i certificati bianchi. Ma era solo un esempio, ve ne faccio un altro grande comune del nord dove c'è una grande scuola che non funziona. Abbiamo ipotizzato la demolizione, la realizzazione di un corpo di fabbrica nuovo, che è quello che vedete col tetto blu della scuola, ma sul davanti la costruzione di un edificio che viene, diciamo, alienato, viene coinvolto un privato che rileva il terreno, realizza un grande edificio per appartamenti e con la vendita del terreno si finanzia la realizzazione di una nuova scuola efficiente e funzionale. Al contempo gli appartamenti possono essere venduti e quindi l'operazione viene finanziata in modo che la città ne benefici, sia dal punto di vista pubblico che dal punto di vista privato. Mi piacerebbe un commento di Tommaso su questi temi, che so che lui conosce bene, ma proprio per poter ragionare un po' sul tema. Molto volentieri, molto volentieri, se Silvia è d'accordo, certo. Naturalmente, nel senso che... Allora, i tuoi esempi sono esempi perfettamente calzanti e raccontano bene quello che io auspico, quello che io
verso cui io vorrei che si riuscisse ad andare. Io ho anche un po', avendo sempre in mente il problema di ampliare la scala, già i tuoi ragionamenti lo sono, no? Il primo esempio sulla permuta, perché una permuta è quella sulle scuole, è perfettamente calzante ed è già su una scala più grande. Ma portando il ragionamento alle estreme conseguenze, io mi rendo conto anche di una cosa. Ci sono, allora, lo dico telegraficamente anche perché siamo arrivati ormai in fondo al nostro incontro e quindi io stesso devo andare. Allora, noi veniamo da una stagione ormai lunghissima che io chiamo di bandismo, cioè i progetti di investimento che fanno i comuni sul territorio sono pilotati dall'offerta di denaro, no? È lo Stato che dice ti do i soldi per fare la scuola, per comprare gli autobus, per le bonifiche, per l'efficienza energetica, per la casa, per l'assetto idrogeologico e così via. E tu, se tu ti trovi in quel momento che hai bisogno di quella cosa, va bene, altrimenti ti candidi per farla perché prioritario per te sul territorio, piano piano, è diventato avere dei soldi da spendere. Ok? Quindi questa cosa ha influenzato veramente anche le dinamiche del consenso, sia quello generale, nazionale, chiamiamolo così, ma anche quello locale, no? Perché tu diventi popolare se riesci a mettere a bando i soldi per costruire un'infrastruttura, una scuola, una cosa di questo tipo. E non solo, e questa cosa ha generato anche un sacco di degenerazioni, no? Che hanno provocato alla fine della fiera un rapporto competitivo invece che cooperativo fra istituzioni. Ora, questa modalità che io appunto chiamo un po' dispregiativamente del bandismo, impedisce qualsiasi prospettiva di approccio integrato. Perché tu appunto hai i soldi per fare una cosa, per far l'altra. Hanno tutti modalità, requisiti d'accesso diversi, modalità di rendicontazione diverse, nessuna possibilità di integrazione. È necessario ribaltare questo paradigma. Ed è quello che noi stiamo tentando di fare con un altro progetto che con Audis stiamo portando avanti insieme alla città metropolitana di Milano. Per fare sviluppo integrato bisogna riportare il territorio a riflettere autonomamente sui propri bisogni e farsi quindi il suo piano strategico che identifica il bisogno, la tipologia di intervento, la localizzazione e i capitali, come dicevo anche nell'intervento precedente. Perché è fondamentale incorporare nella strategia anche l'aspetto finanziario e non, come dire, costruirsi il progetto e poi andare alla ricerca dei soldi per farlo. Perché quello genera solamente opere incompiute, cose che non funzionano. E la strategia finanziaria deve essere unitaria, l'ho detto anche prima, no? E il progetto edilizio da questo punto di vista non serve assolutamente niente. Ora, questa cosa è fondamentale che noi la applichiamo. Ci sono gli strumenti, noi siamo in una stagione in cui i risparmi degli italiani hanno superato i 2.000 miliardi di euro dei depositi bancari, soldi che si consumano senza poter essere utilizzati. Lo Stato li prende a prestito con i buoni del tesoro, li prende a prestito e poi li processa, li prende quindi denaro privato e poi lo processa come denaro pubblico, no? Prende soldi che avrebbero bassissimi costi di transazione e facilità di utilizzo assoluta, estrema, e invece li infila nei processi programmatori, prima dei ministeri, che decidono quante aree da bonificare, quante case da costruire, quante scuole da riqualificare, quanti autobus da comprare. Dopo li dà alle regioni che poi... È quello che fa cassa depositi. Prego? È quello che fa cassa depositi e prestiti, di fatto. Sì, cassa depositi si inserisce anche in un altro pezzo di questo ragionamento da un po' di tempo a questa parte. Però quello che voglio dire io è che se noi pensiamo di affrontare attraverso questa filiera lunga e inefficiente... Peraltro i comuni hanno perso il 20% dei propri funzionari negli ultimi 10 anni, il 20% sono un'enormità, sono numeri da far girare la testa, e li ha persi specialmente nelle aree tecniche, per cui non sono in grado di processare queste cose. Voi sapete che ci vogliono 7 anni per portare un'opera al bando e 15 anni per realizzarla, mediamente, dati del Ministero delle Infrastrutture. Il recovery fund dobbiamo impegnarlo entro il 2023 e spenderlo entro il 2026. Questa roba non funziona. Abbiamo tutto il risparmio privato da una parte,
che non chiede altro che progetti sociali, perché la finanza sta cambiando enormemente, progetti di interesse sociale su cui intervenire. Gli interessi che costa questo denaro, altra opportunità che abbiamo, sono gli stessi che paghiamo allo Stato, che lo Stato paga ai suoi prestatori, no? Quindi la filiera si può accorciare di tantissimo e la progettualità di cui ha bisogno per essere messa in moto non è quella appunto del progetto edilizio, ma è quella di cui parlava Carlo. Solo che va sviluppata su una scala molto più ampia. E abbiamo delle opportunità. Le scale sono quelle, per esempio, provinciali dei grandi piani della mobilità. Investimenti che valgono 200, 300, 400 milioni di euro alla volta. E su cui davvero la finanza globale potrebbe fare a gara per arrivare a portare il proprio contributo. E qui l'intervento del Recovery Fund diventa facile, veloce ed efficace, perché diventa una leva che moltiplica l'impatto delle risorse pubbliche che spendi. Se invece non facciamo così e speriamo che improvvisamente noi spendiamo circa 5-6 miliardi l'anno, improvvisamente dobbiamo spenderne 40, non so cos'è cambiato per assicurare questo obiettivo. Mi sembra improbabile che ci riusciamo. Io purtroppo adesso vi devo però completamente, devo proprio sganciarmi. Mi lasciamo andare, faccio fare soltanto un'ultima battuta. Carlo, tu vai pure, che è una questione, ti lasciamo tranquillo. Vi ringrazio molto, spero di essere stato chiaro e che vi abbiate apprezzato le cose che avevo da dire. Assolutamente, grazie, che tanto siamo in chiusura anche noi. Noi però chiudiamo, come dire, in parte con una speranza, abbiamo visto che è possibile fare qualcosa e soprattutto c'è la possibilità davvero che si scateni in questi prossimi anni, davvero stanno arrivando flussi di denari importanti e soprattutto si stanno scardinando un po' di meccanismi per provare a lavorare in altro modo. Però io credo che in questo momento noi rischiamo un'altra cosa, Carlo, e cioè il fatto che avendo riposto dopo il lockdown e nell'emergenza sanitaria la casa al centro delle nostre attenzioni, scatti una sorta di campanilismo per cui ciascuno cerca di sistemare la propria casetta e ci rifaremo invece a, come dire, rischiamo di buttarci tutti in un affair del bonus a 110% per fare dei cappotti termici, dei cambi di serramenti, delle cose un po' a casaccio, dimenticandoci che in realtà forse la lezione vera che ci ha dato questo lockdown è assolutamente l'importanza dello spazio pubblico e del buon funzionamento della città. E ti domando se da progettista forse invece che pensare a chiuderci tutte nelle nostre case e a rifunzionalizzare in micro ciò che eravamo disposti a conoscere in macro, non vale più la pena ripensare come si studiava ai nostri tempi all'università, quelle cose come architettura sociale, igiene urbana, in cui si impara di nuovo a progettare la città dando i necessari spazi di compensazione, insomma quello che serve, perché alla fine la qualità dei servizi sono quelle che significano la distribuzione del benessere in una città. Non tutti possiamo avere la piscina, il teatro, il cinema in casa. Sono d'accordo, di fatto il famoso sgabello della sostenibilità che ha tre gambe, no? C'è la sostenibilità ambientale, basta emissioni, c'è la sostenibilità economica, deve essere economicamente sostenibile, ma c'è anche la sostenibilità sociale, cioè deve essere socialmente inclusivo. E, di fatto la mancata inclusione sociale è una cosa dimostrata, genera insostenibilità, genera problemi non solo ambientali ma anche economici, cioè nel lungo periodo l'inclusione sociale paga e noi come progettisti siamo stimolati a generarla. Infatti è una critica che si può muovere a queste politiche di bonus che premiano tantissimo col 110% l'individuo è forse quella di magari sarebbe bello che venissero accompagnate queste nuove politiche con strategie descritte poc'anzi da Tommaso Dal Bosco. Cioè dovremmo immaginare la possibilità di recuperare le nostre città, gli spazi pubblici e la capacità di generare contatti tra le persone, al di là del momento contingente del virus. Nello specifico, noi come progettisti, noi come nostra società, stiamo al momento lavorando su qualche ufficio, no? Stiamo facendo progettazione di uffici. È un tema interessante perché dici, ma cosa facciamo adesso? Perché ci chiederebbero di fare tanti piccoli loculi dove ciascuno si chiude dentro in maniera individuale. Di fatto
prima di tutto si pensa che il virus sia un problema che possa essere superato nel lungo periodo, speriamo nel medio. E addirittura invece questa opportunità ci fa ragionare sul fatto che è molto importante creare spazi comuni, cioè un tipico edificio da co-working forse è l'edificio del futuro, non è certo il loculino individualizzato. E lo stesso per la casa, come dicevi tu, la casa di fatto non può diventare una villa per ragioni economiche e anche per ragioni spaziali, cioè deve essere il luogo della residenza, ma la premialità del vivere urbano sta nelle relazioni, sta nello spazio pubblico. E secondo me progettisti in grado di progettare progetti inclusivi avranno, io me lo auguro, ma ne sono certo, avranno grande, grande futuro. Grande futuro. Bene, mi sembra un'ottima parola di speranza. Io ti ringrazio. Carlo, chiudiamo qui questo quarto appuntamento per noi di Abitare. Il Caffè della Stampa ovviamente non finisce questa sera, prosegue con un sacco di altri appuntamenti, mi sembra fino a febbraio addirittura, ma per trovarli, leggerli tutti, li trovate sul sito del Cersaie, www.cersaie.it. Io intanto ringrazio tutti, al prossimo anno, speriamo dal vivo questa volta. Grazie, grazie. A tutti. Grazie mille, grazie, complimenti.